Benvenuti nel quarto episodio della carriera allenatore giocata con l'Arrogate Town fatta dal vostro Venom. Nei primi tre episodi abbiamo fatto tutta la serie D e siamo finalmente arrivati in serie C. Vi faccio vedere, ragazzi, la scalata sta continuando grazie al supporto che mi state dando. Ragazzi, sto leggendo tutti i commenti. Siamo in serie C, ovviamente il campionato deve ancora iniziare, ma prima c'è da fare una cosa importante, ovvero il calciomercato della serie C. Ovviamente sarà meno lungo di quello che abbiamo fatto il primo anno, perché non è che dobbiamo rifondare tutto quanto, e quindi in questo episodio non ci sarà solo il calciomercato più una o due partite, ma ci sarà una parte iniziale di calciomercato e poi tante partite, direi una decina, dai, qualcosa del genere, perché anche la serie C sarà suddivisa in tre episodi come la serie D. Vi ho detto che voglio fare questa carriera in tre settimane e la missione sarà portata a termine, e per farla in tre settimane in teoria dovremmo fare la carriera perfetta, perché dobbiamo fare D, C, B, Premier League e vince la Champions. Vabbè, forse durerà un po' di più, non lo so, vedremo raga. L'importante è che ci divertiamo tutti insieme. Abbiamo solamente 3 milioni di budget, questa cosa non mi piace, però comunque abbiamo una formazione già con dei giocatori interessanti, potremmo anche valutare degli scambi. Allora, noi abbiamo questa formazione. Della squadra iniziale sono rimasti il portiere, che però vi dico raga, il portiere non mi ha deluso, cioè ha fatto il suo l'anno scorso. Abbiamo O'Connor e abbiamo Dalì. Questi sono gli unici 3 giocatori della formazione iniziale. Ora, andiamo un attimo a ragionare reparto per reparto. Abbiamo questo esterno sinistro Taylor, che secondo me è uno di quelli da cambiare, perché lui non è della formazione iniziale, è uno che avevamo preso dalla primavera. Però raga, sto Taylor, sincero ve lo devo dire, non è che mi gasa. Poi non sta crescendo tanto, quindi potremmo valutare di cambiare Taylor. Ah, abbiamo anche Murby della formazione iniziale, però lui è cresciuto. Non lo so, allora sicuramente è da cambiare Taylor. Davanti Højlund dobbiamo decidere cosa fare, perché è vero che ha segnato tanto, però allo stesso tempo è un po' lento, è un po' un tronchetto. È anche vero che ha 5-5, quindi forse potremmo ancora provare a dargli un'occasione in Serie C, vedere se patisce la Serie C. Sicuramente teniamo Tut, teniamo Hazare, che mi ha gasato tantissimo, anche lui dalla formazione iniziale. Raga, Hazare c'ha 88 di velocità, ve lo faccio vedere. Accelerazione 89, velocità scatto 89, incredibile. Quindi teniamo sicuramente Totti, teniamo Hazare, teniamo Olivier e Nubel a centrocampo, perché Nubel è cresciuto tantissimo ed è quello che abbiamo preso dalla primavera. Teniamo sicuramente Højlund e valutiamo gli altri. Allora, io direi, iniziamo come prima cosa a prendere un esterno sinistro. Quindi abbiamo 3 milioni più lo scambio del nostro Taylor. E poi vediamo cosa fare, raga. In panchina da vendere potremmo vendere Cornelius, perché a sto punto io punterei su Nubel, anche se è un po' un azzardo, però Nubel mi piace, crescerà tanto. E abbiamo da vendere Sutton e anche Dalì. Però prima di vendere dobbiamo comprare, perché dobbiamo avere 18 giocatori almeno. Capiamo un attimo come fare. Allora, la prima cosa che vorrei fare, io andare nel vivaio e promuovere in prima squadra nessuno dei due, non posso promuoverli, molto bene. Quindi la prima cosa da fare è andare a cercare un esterno sinistro e provare a dargli in scambio il nostro giocatore. O meglio, aspettate, andiamo a mettere in vendita tutti quelli che vogliamo vendere e accettiamo almeno un'offerta per tirar su un po' di soldi. Quindi capiamo un attimo, chi è che vogliamo vendere, abbiamo detto? Ah, valgono niente loro, fantastico. L'unico che vale un po' è Cornelius. Io sacrificherei Cornelius, che tra l'altro è già in lista trasferimenti. Quindi andiamo a vedere se arriva un'offerta per Cornelius. Andiamo a vedere se arriva un'offerta per eventualmente gli altri che abbiamo, che sono per esempio Sutton, Burrell, anche se valgono molto poco. E poi capiamo un attimo come muoverci. Tra l'altro abbiamo anche il torneo precampionato, che magari ci dà quel milioncino in più, che potrebbe comunque essere molto utile. Anche perché raga, in serie D abbiamo fatto abbastanza fatica, cioè non troppa, siamo saliti alla fine a pari punti con la prima, però pensavo di farcela più facilmente. In serie C sarà dura raga, sarà molto dura. Ok, qua arriva le prime offerte. Ricordiamoci che possiamo vendere solo un giocatore per ora, quindi dobbiamo secondo me vendere quello che vale di più. Totti no, non ve lo vendo. Ecco, è arrivata un'offerta di 1.3 milioni per Cornelius. A sto punto potremmo vendere Cornelius e puntare sul giovanissimo a centrocampo. Vediamo raga. Allora andiamo avanti, vediamo se per caso si conclude la cessione di Cornelius. Intanto accettiamo il torneo precampionato, che ci dà un po' di soldini. Ah, 680.000, vabbè dai, manco male. Ok, vediamo se per sbaglio abbiamo venduto Cornelius. Dove devo andare? Cronologia trasferimenti, il mio club. Ah, abbiamo venduto Cornelius a 1.3 milioni. Bene, la cessione l'abbiamo fatta. Quindi ora abbiamo 4 milioni per andare a comprare un giocatore. Io prima di fare questa cosa però andrei avanti e andrei avanti a fare tutto il torneo precampionato, così ci prendiamo anche dei soldi in più. Quindi andiamo tipo qua, poi tra poco inizierà il campionato tra l'altro, quindi no, andiamo tipo qua e vediamo se arrivano i soldi. Vediamo come va il nostro Arrogate Town in questo torneo precampionato. 1-1, va bene. Un altro 1-1 contro il Crew Alexandra. Io non so queste squadre che stiamo affrontando di che livello sono raga, però E chiudiamo il nostro torneo precampionato con 1-0-0, 3 pareggi, una squadra che non sa vincere. Ora vediamo se arrivano i soldi del torneo precampionato. In teoria dovrebbero essere arrivati, no? Andiamo su notifiche, vediamo la tua prestazione. No, non mi hai dato soldi. Ma fantastico, non mi hanno dato soldi, vediamo un po'. Non mi hanno dato soldi, va bene, però abbiamo 4 milioni. Iniziamo a prendere un esterno. Ovviamente 4 milioni più eventuali scambi, quindi capiamo un attimo. Prendiamo un esterno, ovviamente non da 4 milioni, però qualcuno di buono. Allora ragazzi, come esterni ho trovato questo Tidian Gomis e questo Harlet Junior Zé. Junior Zé partirà 2 in meno di overall, però raga lo pagheremmo un pelino meno. Infatti mi dice che possiamo chiudere a 1.150.000. Non sarebbe per niente male. Gomis invece 1.850.000. Tutti e due hanno il cappello da campioni. E raga,
come nome a me piace più Junior Zé, cioè pensare di chiamarlo tipo Junior mi gasa, l'altro invece dovremmo chiamarlo Gomis, cioè ce n'è tanti di Gomis. Come velocità corre anche di più Junior Zé, quindi proviamo a prendere Junior Zé. Vediamo un attimo con lo scambio se riusciamo a prenderlo, se no lo prendiamo e poi vendiamo il nostro esterno. Allora, scambio giocatori, ti do Taylor che vale veramente poco, però mi avevi detto che posso chiedere 1 milione, no? Quindi facciamo 900.000 più Taylor. Secondo me così riusciamo a fare belli acquisti, vediamo. Ovviamente non vogliono Taylor, però vabbè, 1.150.000. Secondo me a 1 milione possiamo chiudere. Facciamo 1 milioncino, vediamo un po' che dicono. 1.050.000, bene, primo acquisto portato a casa. In questo modo, raga, noi poi abbiamo un giocatore in più e quindi possiamo andare a vendere un giocatore della nostra squadra. Questa cosa mi piace, raga. Piano piano ce la facciamo, facciamo un bel mercato. Sarà un mercato più rapido, ma con bei acquisti. Ok, non propone lui lo stipendio. Gli diamo 9.000. Adesso ne prende 6, in teoria accetta 9.000. Ok, accettato, perfetto. Primo acquisto ufficiale di questa seconda stagione, Junior Zé. Campione, raga, campione incredibile. Eccolo qua, Arlette Junior Zé, 1.050.000. Andiamo un attimo a capire adesso quindi in quale ruolo ci conviene muoverci. Secondo me, raga, adesso dobbiamo puntare a un terzino, perché l'altro disastro è il terzino. Cioè abbiamo un giocatore con 58 di overall che non va bene in Serie C. Dobbiamo toglierci tutti quei giocatori. L'unico che possiamo tenere scarso, tra virgolette, è Noble. Tanto Junior Zé 65, ma avevo letto tipo 67, mi sembrava. Vabbè, comunque crescerà sicuramente, raga, Junior Zé. Allora, andiamo a prendere Murby. Però nel mentre io vado ad accettare le offerte se arrivano per altri giocatori, perché comunque possiamo fare un'altra cessione e salgono un po' i soldi. Vediamo che offerte stanno arrivando. Attenzione perché è arrivata un'offerta per O'Connor. In teoria lui potremmo cambiarlo, raga. E ci darebbe anche 500.000 euro. Vabbè, iniziamo a vendere O'Connor, raga. Iniziamo a vendere O'Connor, poi se lo vendiamo prendiamo anche un difensore centrale. Tanto volevo prendere il difensore centrale. Allora, ragazzi, come terzino sinistro ne avevo trovati tantissimi, ma raga, tutti quanti giocano in squadre che non ce lo vogliono dare perché sono squadre di Serie A e purtroppo c'è ancora questo blocco sul gioco, non si può togliere. Io, raga, volevo prendere Clemente Biscotto, sarebbe stato fantastico, ma no. L'unico che ho trovato è stato questo Thierry Small, 20 anni, 69 di overall, gioca al Charlton. Il problema è che vogliono 2 milioni e mezzo. Dobbiamo capire un attimo perché rischiamo veramente di finire tutto il budget per Thierry Small e la cosa non mi piace per niente, raga. Fatemi un attimo vedere chi abbiamo da dargli. Non abbiamo nessuno che possiamo dargli praticamente. Possiamo dargli Morby, però il problema è che, raga, la situazione è drammatica qua. Proviamo 2 milioni più Morby. Mamma mia, rimaniamo veramente messi male. Vogliono 2 milioni e mezzo e non vogliono Morby. Bene, facciamo allora 2 milioni e 1. Vediamo un attimo cosa dicono. 2 milioni e mezzo, niente, raga. Dobbiamo per forza prenderlo e poi fare delle cessioni. Niente, proviamo, vediamo se accetta lo stipendio. Mamma mia. Abbiamo così un bonus di 2 giocatori da vendere. Questa cosa mi solleva un po', però mamma mia, raga, con così poco budget è difficile. Però abbiamo preso un gran terzino, se riusciamo a prenderlo, 69 di overall, tanta tanta roba. Il problema cos'è, raga? Che noi stiamo vendendo il nostro difensore centrale, che a sto punto non so se abbiamo i soldi per ricoprirlo. Allora togliamogli i bonus, così abbiamo un po' più soldi e avanziamo l'offerta, vediamo. Ok, accettato, bene. Secondo acquisto, Terry Small, Terry Piccolo lo chiameremo, però mamma mia. Abbiamo cambiato per tutta la fascia mancina, Leao e Teo, Small e Junior. Small e Junior si chiamano, Piccolo e Piccolo. No vabbè, no vabbè. Ora andiamo un attimo a capire, perché qua la situazione non è per niente delle migliori. Non pensavo di spendere così tanto, raga. Allora, a questo punto Murby dobbiamo per forza venderlo. E quindi abbiamo 2 giocatori da vendere, in teoria sarebbero loro 2, però se ci vendono Connor dobbiamo per forza prendere un difensore centrale. Per il resto poi non tocchiamo niente. Il pittore da lì rimane lì. Mamma mia che fatica, raga. Finché non sali un po' di divisioni qua non ti danno soldi. Vediamo se sono arrivate nuove offerte. Allora, questa qua da 120.000 non l'accetto, raga. Mi tengo una riserva. Questa me l'abbia rifiutata purtroppo. Andiamo avanti di qualche giorno, vediamo che succede. Ma non sono per nulla fiducioso. Speriamo di non vendere il nostro difensore centrale a sto punto, sennò poi siamo rovinati, raga. Andiamo fino qua, che poi è il giorno in cui sta per iniziare il campionato. Allora, abbiamo venduto il nostro difensore centrale, mi sa. Allora, intanto accetto Taylor, aspettate. È arrivata l'offerta per il pittore da lì di 1.800.000. Questa non è per niente male, perché comunque da lì non ha un gran potenziale, quindi potremmo valutare di prendere un altro al posto suo. Aspettate, allora accettiamo anche il pittore da lì e vediamo cosa succede, raga. Vediamo chi vendiamo, in base a quello capiamo come muoverci. Il problema è che non riusciamo a prendere sia un trequartista con difensore centrale. Andiamo avanti fino al giorno prima della partita. Al massimo la prima di campionato la simuliamo, raga. Voglio prima concludere la squadra. Ok, vediamo chi abbiamo venduto. Trasferimenti, cronologia trasferimenti. Non il difensore centrale. Abbiamo venduto sia da lì che il difensore centrale. Quindi ci troviamo un giorno dall'inizio del mercato con 2 buchi e con un budget di 2 milioni. Allora, ragioniamo un attimo, raga. Ragioniamo un attimo. Per ora noi abbiamo Burrell messo qua e Taylor messo qua. Taylor eventualmente può diventare anche un trequartista. Però, raga, di giocare con Taylor trequartista tutto l'anno non me la sento. Allo stesso tempo non me la sento di giocare con un difensore centrale così. Mamma mia. Allora, uno lo compriamo e l'altro mandiamo l'osservatore a cercare un giovane, raga, per forza.
Mamma mia, che situazione. Burrell corre un po'. Quanto corre Burrell? No, vabbè, 63. Che situazione. Che situazione drammatica. Proviamo a prendere un trequartista, raga. Ci serve il talento là davanti. Sulla difesa poi vediamo che fare. Allora ragazzi, come trequartista ho trovato questo Mohamed Hafid, marocchino che gioca in Francia, con ottimo potenziale. 1,7 milioni, ma potresti chiudere intorno al 1,150 milioni. Proviamoci, sicuramente ha più potenziale del pittore da lì. Ok, noi abbiamo 2,5 milioni comunque. Scambio giocatori, possiamo dare qualcuno o abbiamo finito tutti? Allora, loro no, potremmo dare tipo Sutton, ma figuriamoci se accettano Sutton. Mamma mia, si è messi male raga, ma malissimo. Allora, giocheremo anche quest'anno senza riserve. Gli diamo Sutton. Hanno detto 1,1 milioni. Noi facciamo 1,000,000 più Sutton. Vediamo. Bello. Abbiamo 1,7 milioni per il difensore centrale. Ok, abbiamo perso 2 di over sulla tre quarti, ma abbiamo preso un giocatore con un super potenziale rispetto a Dalì che si fermava subito. Stipendio bassissimo. Abbiamo 1,5 milioni per il difensore centrale. Calma che la stiamo cucinando. La stiamo cucinando e facciamo calcio. E facciamo calcio. Allora, per quanto riguarda il difensore centrale, ragazzi, ho deciso che non voglio rimanere senza soldi, perché ci servono per i rinnovi di contratto, per lo staff primavera, e l'anno scorso abbiamo visto quanto è un problema rimanere senza soldi. E quindi voglio puntare su uno svincolato, raga. Non so se sarete d'accordo, però ho trovato tutti questi svincolati, che comunque alcuni sono anche buoni. Guardate, lui 18 anni, 71. Abbiamo poi Alessio Berardi, che è italiano. Quindi andrei a prendere uno di questi, raga. Io ora direi che quello con il valore più alto è questo Miguel Salazar, 18 anni, 71. Però ce ne sono anche altri che gasano, raga. Non lo so, cioè, vedendo un po' così al volo le statistiche, secondo me il migliore appunto è sto Salazar. Quindi potremmo prendere Salazar, anche se Samuele Greco, con 5 piede debole, 3 playstyle. E ragazzi, sapete che il suo Samuele Greco potrebbe avere il potenziale incredibile. Ma anche questo Alejandro Martinez, 17 anni, 66. Però raga, Gaza, cioè ha 4 playstyle. Sapete ragazzi che mi fido del gioco e vado su Alejandro Martinez, che sarà il nostro difensore centrale. Parte da 66, questo è vero. Però raga, non preoccupatevi, perché lui ha un super potenziale. Cioè credo, non lo so, non posso saperlo, però vediamo. E così in teoria potremmo anche vedere se troviamo qualche altro svincolato. Adesso capiamo un attimo, vado a vedere se trovo qualche altro svincolato incredibile. Così chiudiamo una squadra e facciamo magari anche una o due riserve. Ok, stipendio bassissimo, let's go! Ovviamente non voglio prendere troppi svincolati tra i titolari, raga, perché sennò perde un po' il senso. Però le squadre reali prendono dagli svincolati, quindi ci sta secondo me. Vado a cercare se trovo anche negli altri reparti qualche svincolato fenomenale e torno da voi. Ok raga, ho decisamente trovato degli svincolati interessanti. Io direi che adesso ne andiamo a scegliere uno per ruolo e andiamo a prenderli. Ovviamente saranno tutti riserve, però raga, secondo me ci sta puntare su questi svincolati, perché si è messi male col budget, e quindi come riserve ci può stare. Poi se durante l'anno sono dei fenomeni, magari diventano dei titolari. Unica roba, il portiere, voglio prendere lui raga, diventerà il nuovo titolare, anche perché all'overall più alto di Belshow è più giovane, è italiano, è il nuovo Donnarumma, quindi Leonardo Colombo sarà il nostro nuovo portiere, tanto Belshow non ha potenziale. C'è anche questo Wagner, però no, vabbè raga, si prende Leonardo Colombo, per forza. Vado un attimo a capire chi prendere, raga, li prendo tutti, vi faccio vedere la squadra e poi si inizia. Ok, con Lucas Reyes ho concluso gli acquisti, raga, squadra terminata, ve la faccio vedere. Rimangono ancora da vendere tutti quei giocatori scarsissimi della squadra originale, ma non volevo andare troppo avanti, già ho dovuto simulare una partita, vi faccio vedere andando dal calendario. Era la prima di campionato e ce la siamo portata a casa 2-1, poi non simuleremo tanto ovviamente, sicuramente meno dell'anno scorso in Serie D. Ogni anno che andiamo avanti simuliamo meno, perché poi la competizione inizia a essere più accesa. Andiamo a vedere un po' la squadra, va? Allora, questa è l'ipotetica squadra, ragazzi. Ovviamente da qua in poi, da Bailey in poi, sarebbero tutti da vendere. Vediamo se arrivano offerte, io continuerò adesso andando avanti ad accettare tutte le offerte. Questi in teoria sono i titolari, però bisogna fare delle scelte, raga, bisogna capire. Perché in difesa intanto ho già sbagliato, devo mettere Martinez, che è quello che abbiamo comprato, ok? In difesa io direi di non toccare niente. La difesa è questa qua. In porta abbiamo Colombo. Poi a centrocampo abbiamo sulla tre quarti Hafid, che si alternerà con Abate, hanno lo stesso overall. A centrocampo Olivier titolare. Poi bisogna capire se dar fiducia a Noble, che è quello della primavera, o far giocare questo Pereira, che comunque raga è Gaza. Cioè quanti anni ha Pereira? Fatemi vedere. Pereira ha la bellezza di 17 anni, Nobel ne ha 16, quindi non lo so, potrebbe anche giocare questo Pereira, che comunque l'abbiamo trovato, vediamo un attimo. Però lo mettiamo in titolare, li facciamo alternare. A destra c'è lo stesso problema, perché abbiamo Frank Zac, però abbiamo anche questo Reyes, raga. Chi è che corre di più? Reyes 79, Frank Zac ha 77, quindi anche qua è da capire, perché Frank Zac ha 17 anni, Reyes ne ha 18, quindi qua si alterneranno molto secondo me. Davanti abbiamo Oil, un titolare fisso, che si alternerà con Martin. Quest'anno abbiamo molte molte alternanze, quindi anche per questa cosa adesso io vado a impostare le sostituzioni rapide. Quindi durante la partita faccio direttamente tutti i cambi. Quindi Frank Zac lo mettiamo al posto di Reyes, poi andiamo a fare che Junior Zé si alterna con Miranda, e non me ne fa mettere altri. Ah, non posso farne 4, vero? Fammi vedere. No, ok, ma perché? Scusa, ma non erano 5 le sostituzioni?
solo su Ultimate Team forse. Vabbè, questi qua sono i cambi che faremo sempre. Poi gli altri vedremo in base alla necessità. Ok, io direi, raga, che possiamo iniziare. Questa è la formazione. Sono molto contento della squadra originale. È rimasto solamente Hazare. E direi anche meno male. Vediamo che succede, raga. È un test per tutti quanti. Nessuno è sicuro del suo posto da titolare. Abbiamo 18 potenziali titolari. Intanto stanno arrivando offerte che io sto accettando tutte. Abbiamo la Carabao Cup, raga. Anche quest'anno, vi direi, la Carabao Cup, simuliamola. Vediamo come va. Non mi interessa ancora la Carabao Cup. Voglio concentrarmi sul campionato. Quindi andiamo fino qua, così intanto possiamo accettare le offerte che dovrebbero arrivare. Vediamo come va. Speriamo di uscire dalla Carabao Cup. Ti prego. Ci giochiamo le FA Cup quest'anno. La Carabao, chi se ne frega. Uffa. Abbiamo perso. Bene, abbiamo perso i rigori. Molto bene. 1-1 abbiamo perso i rigori. Quindi ci siamo tolti un altro problema. La Carabao Cup, che finché non abbiamo una squadra competitiva non ha senso, perché poi arriviamo a giocare contro il Chelsea e le varie cose e non ha senso. Vediamo se sono arrivate delle offerte, così cerchiamo di fare un po' di budget anche solo per poi rinnovi di contratto. Bene, Morbi 4 stand lo accettiamo. Burr l'abbiamo già accettato. E Olivier ovviamente no. Ovviamente no. Prima di iniziare vorrei vedere ancora una cosa, ovvero intanto mentre vado a aggiornare i piani di crescita volevo vedere chi mi dice che ha un potenziale per diventare un campione. Ordiniamo per overall. Allora, niente. Ha qualcosa in più Miranda. Ok, ottima promessa. Questi ce li abbiamo già. Junior Zen mostra un ottimo potenziale. Afid mostra un ottimo potenziale. Olund ottima promessa. Abate ha quel qualcosa in più, quindi dovremmo farlo giocare in teoria. Però abbiamo anche l'altro trequartista. Niente. Sul mercato niente. Ok, aggiorno i piani di crescita, raga. Aggiorno i ruoli dei giocatori e si parte. Bene, siamo pronti a iniziare la nostra Serie C contro lo Sheffield. Andiamo, ragazzi. La formazione è questa qui, ma è tutta in divenire, raga. Dovremo provare dei giocatori. Ci saranno tanti cambi in queste prime partite. Dobbiamo trovare l'11 titolare. Per quanto poi siamo tutti titolari, però, raga, avete capito. Estrema, 3 minuti. Piccola novità per questa stagione, raga. Visto che gioco tanto Ultimate Team, ho voluto alzare un po' le slide, sia mia che del computer, per cercare di rendere il tutto un po' più simile ad Ultimate Team. Quindi i giocatori andranno un po' più veloci rispetto a quelli che siete abituati a vedere in carriera. Però in teoria dovrebbe essere come il gameplay di Ultimate Team. Ho messo velocità sia a me che al computer a 65. Poi non sarà mai uguale Ultimate Team, però, raga, almeno il gioco è più dinamico ed è più veloce. Tanto nessuno vuole annoiarsi, nessuno vuole vedere il gioco lento. Io direi ancora anche per la Serie C, raga, teniamo la cosa del 2-0 e si fa vai al risultato. Dall'anno prossimo, che andremo in Serie B, passeremo al 3-0. Martinez, subito, qua ci sono tanti debutti, eh. Afid, gira per Martinez. Tutti questi con sti capelli afro, raga, secondo me sono fortissimi. Guardalo lì, come spinge. Junior Zé. La mette dentro e Lund vuole fare il primo gol. Palla alta. Di chi sarà il primo gol dell'anno, raga? Provate a scriverlo qua nei commenti. Io dico che il primo gol sarà del trequartista. Vediamo. Tra l'altro ho imparato questa cosa che ti dà uno speed boost incredibile. Vedete, dovete fare L1. Aspettate, vi faccio vedere. L1 e poi corsa. Su Ultimate Team dà un grande speed boost. Intanto attenzione, palla per Højlund che si gira. Højlund non ha spazi. Raga, anche se abbiamo alzato la velocità è tutto lentissimo in carriera. Ma come si fa a giocare a carriera, raga? Ultimate Team è troppo più dinamico. Sarà anche che abbiamo i giocatori scarsi, è quello sicuramente. Frank Zach gira. Palla per Pereira, il nostro nuovo centrocampista. Lui è fortissimo! E lui è fortissimo! Altro che Nobel! Ma che centrocampista abbiamo preso? Mamma mia! Forse abbiamo già una certezza. Il nostro nuovo centrocampista titolare è questo, Pereira. Sono un po' emozionato, è prima partita, ragazzi, della nostra seconda stagione. Qua capiremo subito di che pasta siamo fatti. Occhio. Il nostro nuovo difensore non mi sembra molto solido. Invece sì che è solido. Che recupero. Senza falle. Allora Oliver va per Junior. Mamma mia, Junior, quanto corre Junior, ragazzi? È incredibile Junior. Corsa incredibile, se l'allunga. Junior! Non va. Martinez, vada Junior, che vada Højlund. Højlund, raga, più saliamo di categoria, più fa fatica, ve lo dico. Attenzione perché c'è Afid che la mette dentro per lui. Non ci credo, Olivier. Il nostro bomber con le conclusioni da fuori. Qua non ce la fa. Io direi, raga, per ora, per le prime partite, proviamo ad alternare una partita questi qua e una partita quelli che per ora sono riserve. Ovviamente solo quelli forti, raga, non gli scarsoni. Così capiamo chi ci piace di più. Anzi, facciamo 3 partite con loro e poi altre 3 partite con quelli che in teoria sono riserve. Così su 3 partite abbiamo un po' una base per capire chi merita di essere titolare. Poi ve l'ho detto, giocheranno tutti, però 11 titolari ci vanno. Allora andiamo con Afid. Vediamo se ha un ottimo tiro! Afid! Donde l'ha messa? 2-0. Per queste prime partite, raga, vorrei provare a giocarle tutte. Vediamo un attimo, poi capiamo di volta in volta. Però mi serve per capire chi saranno i titolari. Allora, Højlund! Vabbè, 3-0, possiamo fare bel risultato. Direi che anche in Serie C possiamo dire la nostra. 4-0, mamma mia.
Facciamo tre partite con questa squadra senza fare cambi, raga, a meno che non si mette male. E poi capiamo. Intanto che andiamo avanti, io qua accetto le offerte che arrivano. Vediamo un attimo. Offerta ricevuta per Lang. Vabbè, accettiamola. Tanto, raga, sono tutti i giocatori che non entrano neanche dalla panchina. Quindi, anche se li vediamo a poco, almeno ce ne liberiamo. Abbiamo soldi per eventuali rinnovi di contratto e cose varie. Ok, chi è che se n'è andato? Ma chi è? Ah, Burrell. Bene, bene, ciao Burrell. Ti abbiamo voluto bene. L'anno scorso sei stato utile quando avevano espulso i nostri centrali. Però, ciao. E anche Morbi. Ah, abbiamo venduto tutti. Molto bene, molto bene. Così abbiamo un po' di soldi. Altre cessioni. No, se ne va Lang. Lui un po' mi spiace, raga, perché l'avevamo preso dal vivaio. Però, ci sta. Arriva offerte anche per Belshaw e per Oxley, gli altri nostri due portieri. Vendi tutti, vendi tutti. Quanti giocatori abbiamo in rosa? 21. Perfetto. Andiamo contro Northampton Town. Ok. Siamo primi. Difficoltà estrema. 3 minuti sereno. Let's go. Dai che ci mangiamo anche questa serie C. Vediamo il tortellino con queste nuove slide come funziona. E vediamo soprattutto a Feed se lo sa fare bene. Mamma mia, mamma mia. Olivier, come la recupera? Mi piace di più il gioco, è così veloce, ve lo dico. Potrei velocizzarlo ancora un po', ma vabbè. Ze Junior, palla dentro. Oilund, come giochiamo? Mamma mia, ma questo è un fenomeno Pereira, raga. Fa degli inserimenti incredibili, ma da dove l'abbiamo pescato? Sì, è un po' più dinamico così. Forse devo velocizzarlo ancora un po', però facciamoci queste tre partite e poi capiamo. Sia per i titolari che per quella cosa! Come fa a non essere fuori gioco? Ma ragazzi! Come fa a non essere fuori gioco sta cosa? Ah, raga, non era fuori gioco. C'era quel nuovo acquisto che teneva tutti quanti. Bro, ma Martinez si chiama. Ma sei un danno, Martinez. Ma come fai? Mamma mia. Iniziamo bene, abbiamo già capito chi non deve giocare. Oh no, mamma mia. Tutte le good vibes della prima partita stanno già andando a quel paese. Palla girata, affida ancora. Se l'allunga, in qualche modo. Allora, raga, dall'altra parte per il nostro fenomeno Pereira, lui è un fenomeno, raga. Ma come si gira bene? Palla dentro! Oilund! 1-1! Raga, Pereira acquisto incredibile per ora, ve lo dico. Si muove in una maniera pazzesca in mezzo al campo. Pazzescamente forte. Speriamo cresca. Il fatto è che avendo i presi svincolati non posso sapere che potenziale hanno. Però, Frank Zach, lui non vuole perdere il posto da titolare. Frank Zach, dentro. Oilund! Se la allunga! 2-1, no, 2-2, non lo so, quanto siamo? No, 2-1, sì, 2-1, dai. E allora ancora Oilund, va da Afid. Dobbiamo ancora capirlo bene sto Afid, eh? Afid, attenzione che c'è il nostro fenomeno lì. Fallo, ti prego! Vabbè, ok, non è un fenomeno anche di testa, ma sarebbe stato grave se segnava sto gol. Fine primo tempo, bene, bene, raga, bene, bene. Palla allargata per Junior Zé, che va da Oilund. Deve far la magia. Oilund, mamma mia che giocatore, ragazzi. Afid! La palla rimane lì! E arriva il 3-1! Firmato Ze Junior! 81esimo, va bene, possiamo fare. Vai al risultato! Oh, raga, ci siamo, ci siamo! Siamo partiti super! Ne ha fatto anche un altro Ze Junior! Siamo partiti con 3 vittorie di fila, una simulata e le altre due merito nostro. Vamo, troppo forte sta squadra. Intanto facciamo le cessioni, questa cosa mi piace, così facciamo soldi e facciamo calcio. Facciamo ancora una partita con questi giocatori e poi proviamo gli altri. Intanto continuano ad arrivare offerte, raga, arriva... un prestito per Nobel. E sapete che un prestito per Nobel potrebbe non essere male a sto punto. Non so quanto giocherà Nobel quest'anno, visto che abbiamo quel fenomeno lì. Situazione intrigata, raga. Però ovviamente senza diritto di riscatto. C'è un prestito per un anno. Vediamo se accettano il prestito per un anno, glielo diamo, raga, perché non so quanto potrebbe giocare Nobel. Ci siamo intanto contro il Leyton Orient. L'ultima partita con questa squadra e poi proviamo gli altri, ma... mi salgo già una mezza idea, raga. Anzi, forse potrebbe anche prendere il posto di Frank Zach un altro. Afid, fenomenale, raga. Andiamo, per vincere un'altra. Vogliamo la Serie B. Vogliamo la Serie B. Scrivete tutti nei commenti se siete arrivati fino a questo punto. Vogliamo la Serie B. Vai. Come se fosse un coro, raga. In più lo scrivete e più il coro si sente forte. Aia. Asare, rigore. No, vamo. E si riparte allora con Afid. Carga dall'altra parte per Frank Zach. Frank Zach, va da Totti. Dobbiamo trovare una trama offensiva. Attenzione a Afid. Afid. Alla raga dall'altra parte. Malissimo. Fine primo tempo, raga. 0-0 teso. Devo dire, qua stiamo costruendo poco. Una partita abbastanza chiusa. Facciamo occhio a non prenderlo la prima occasione. Sta per succedere. Colombo! Facciamo occhio. Non possiamo prendere gol alla prima occasione. Lo sapevo. Al 72esimo. La Serie C non è la Serie D, raga. Bravo Afid però, bravo Chelotti, si è buggato tutto. Palla dentro. Oilund. Ma non ci credo. Questa partita è strana, Pereira, la nostra unica... Ma raga, c'è qualcosa che non va in sta partita. Io l'unica cosa che ho aumentato è la velocità delle due squadre a 65.
Ma perché i passaggi me li fa così? Vabbè, abbiamo perso, ma c'è qualcosa che non va, raga. C'è del non detto, c'è del non detto. Vabbè, ci sta una sconfitta comunque. Intanto hanno accettato il prestito di Nobel senza diritto di riscatto. Allora mandiamo Nobel in prestito, va. L'unica roba è che non so se abbiamo 18 giocatori. Ah sì, ne abbiamo 20, va bene. Abbiamo altre 3 partite, ma questa volta, raga, voglio provare gli altri, quindi... Al posto di Afid proviamo Abate, anche se Afid mi è piaciuto molto. Al posto di Frank Zach proviamo Reyes. Ecco, questo potrebbe essere un cambio importante. Al posto di Højlund io voglio provare Martin, ma raga, non so quanto giocherà Martin, ve lo dico. E basta, sì, perché Nobel va in prestito. Sono questi qua i cambi, quelli importanti, diciamo. Ah, e al posto di Junior Zé voglio provare Miranda, giustamente. Sì. Questi sono i 4 giocatori in ballo, ecco, saranno... I 4 ruoli in cui ci sarà più alternanza durante l'anno. Però vediamo chi sarà titolare tra i 4 di primo e i 4 di adesso. Andiamo. Intanto Nobel ha trovato l'accordo, quindi va in prestito molto bene, perché tanto avrebbe avuto poco spazio quest'anno. Vediamo se tornerà con un overall più alto. Poi vedremo se venderlo o cosa farne. Speriamo che giochi però. Intanto la Aston Villa vuole comprarci Højlund, il nostro trattore. E Belshaw se ne va, quindi abbiamo concluso con l'operazione in uscita. Perfetto raga, secondo me abbiamo fatto un ottimo mercato per questo secondo anno. Tanta roba, tanti talenti giovani, qualche svincolato, ce la siamo giocata molto bene. Direi che possiamo andare direttamente fino alla prossima partita, che sarà la quarta dove proviamo questi giocatori. Prossima partita che è qui, vamos. Io direi che per questo episodio possiamo concludere il mese, quindi facciamo queste 3 partite adesso con le, tra virgolette, riserve. E poi facciamo la 7ª partita, che sarebbe l'ultima di questo mese, con poi la formazione titolare. Quindi tra quelli che hanno giocato meglio la prima e quelli che hanno giocato meglio la seconda. Si parte contro una squadra scarsa, 17ª, non conosco ancora i nomi, raga. Contro il... non si può sapere. Le riserve ci sono? Sì, poi riserve. Magari sono più forti dei titolari. Vediamo. Palla per la punta. Vediamo come si sprint busta. Non lo so. Martin. Allarga per l'altro esterno. Reyes. Lo prova! Vabbè, no. Non provarlo, Reyes. Attenzione però. Abate. Abate il nostro trequartista. Palla dentro. Vediamo la finalizzazione di Martin! Ed è subito gol al debutto per Martin. 1-0. Anche se ve lo dico, raga, difficilmente Højlund perderà il suo posto, è da vedere. Anche se è un po' tronco, in effetti è il più criticato là davanti. Totti, Martin ha un'altra occasione. Però voglio provare a fargli fare un dribbling, vediamo. Martin! Time at verde, palla fuori. Intanto personalità Martin, si è preso il 9. Vediamo Martin se fa bene lo schema tortellino. Anche Abate lo fa bene, vediamo Martin. Højlund ne ha sbagliati tanti l'anno scorso. Martin al primo non sbaglia. Martin al primo tortellino non sbaglia. E allora anche come abbiamo fatto per l'altra squadra, la prima partita non voglio mollarla sul 2-0. Andiamo avanti, Martin ancora. Martin Reyes, e il nome ce l'ha da calciatore. Martin Reyes. Vediamo l'apertura, c'è. Ah no, ma non è lui, è lui Martin. Mamma mia, se l'è divorato questo, raga. Devo ancora un attimo capire i giocatori. Uno è Martin e l'altro Reyes. Sono tutti e due con capelli rossi, ma che roba è? Reyes. Abate. Martin! Se ne mangia un po' Martin sotto porta. Per ora il dubbio più grande che ho è quello sull'attaccante, raga. Perché Højlund sicuramente finalizza di più, però Martin è più agile, cioè riesce più a saltare l'uomo e a fare queste cose. Occhio che all'82esimo abbiamo loro in contropiede. Small vuole recuperare ma non ce la fa. Il portiere si bugga come l'anno scorso e prendiamo gol. Ma come fa a buggarsi ancora come l'anno scorso? Ma come fa a non aver risolto sta cosa? Cerchiamo di non prendere gol all'ultima occasione, per favore. Difendiamo, che la vittoria è importante. Ok, dai. Buoni spunti per decidere i titolari. Andiamo a farne ancora altri 2 con questi. Comunque in campionato stiamo volando, raga. Cioè siamo al primo posto, è tutto secondo i piani, quindi bene, devo dire. Diamo ancora fiducia a loro, anche se Abate è un grosso no per ora. Abate è veramente l'unico che non mi ha convinto. Gli altri se la giocano, secondo me, con i titolari che avevamo prima. Attenzione, Abate la recupera. La palla non va. Per Martin però la palla va. Martin, raga, sull'allungo non lo so, secondo me era meglio Højlund. Però Martin, vediamo da qua. Ma cosa fai? Ma come fai ad allungartela così, bro? Ma dai! Piccolo. Gira per Abate. Che va ancora da Martin, deve fare una finta. Martin, difficilissimo! È riuscito comunque a girarsi. Ecco che lo prendiamo. La prima occasione, loro lo prendiamo! Belshaw, raga, l'avrebbe bloccata, ve lo giuro. Belshaw l'avrebbe bloccata. Ma come facciamo a prendere un gol così? Ma, mamma mia. Comunque, posso dire che secondo me si sono buggate le slide. Perché avevo alzato solamente la velocità e la velocità dei passaggi per rendere il tutto un po' più simile a Ultimate Team. Ma adesso ho riabbassato tutto quanto a 50. Ma a me non sembra, cioè, mi sembrano cose un po' strane. A volte partono dei passaggi fortissimi. A volte si allunga la palla male. Mamma mia, Colombo, sei scarsissimo, posso dirtelo. Pereira. Abate, fai il movimento. Vai dritto, Abate. Dai che sei grosso. No, sei troppo scarso, Abate. Abate, sei troppo scarso. Io ve lo dico, raga. Abate, no. Cioè, gli diamo ancora l'ultima partita di bonus, ma è un grosso no per me, Abate. Adesso tempo giusto, perfetto, Reyes. Frank Zach avrebbe fatto gol da... No, ve vedete, raga, dai. Ma perché se l'allunga così? Devo ripristinare le slide, raga. Ultima azione, se no sarà prima sconfitta. Dai, prendila. Niente.
prima sconfitta della Rocket Town in Serie C. Però c'erano dei problemi di slide, raga, per forza, si sono buggate. Cioè, due volte l'ho lanciato in porta, se l'è allungata. Boh, le ho ripristinate, raga. Vediamo un po' che succede. Andiamo contro Lexter Esposito. Ultima partita con questi qua, raga, e poi andiamo di nuovo con i nostri titolari. O meglio, poi facciamo la formazione titolare. Però, raga, Abate, io ti voglio bene, bro, ma sei troppo scarso. Cioè, no, giocherà a feed, per forza. Ma è totalmente più forte a feed. Gli altri sono ancora in prova, invece. Martin, Reyes e Miranda. Mi ha mandato al bar, raga. Mi ha mandato letteralmente al bar. Più sali di categoria, più si vede la difficoltà estrema, raga. Iniziano a fare cose che mi preoccupano. Io sono preoccupato anche per il nostro portiere. Tutto l'anno con Colombo, se non cresce è un problema, eh. Afid. Momento giusto, questo è il momento giusto per Miranda, che corre sulla fascia. Miranda, Miranda, vediamo se sarà lunga. Miranda! Ma che gol ha fatto Miranda? Ma che gol ha fatto? Ma dove l'ha messa Miranda? È la spagnolito! Miranda! Martin, Martin, si gira! Bello, bello, ma Martin se ne mangia troppi, raga. Secondo me Martin Højlund sarà il dubbio più dubbio che avremo, raga. Ve lo dico. Calcio di punizione, attenzione. Penso sia la prima punizione che abbiamo in due anni di carriera. Non so neanche chi le può battere. Nessuno le può battere, mamma mia. Vabbè, io la provo lo stesso. La proviamo lo stesso, raga. Sappiamo già che non entrerà, ma noi la proviamo lo stesso. Con il cuore delle carte. Olivier! Vabbè, raga, abbiamo i tiratori di punizione che hanno 50 di potenza e 50 di precisione. Fine primo tempo, dai, dai, va bene, va bene, va bene. Miranda, gira. Martin, è la tua occasione di brillare. Martin, Martin! 2-0! 2-0 Martin! Guarda lì che piccoletto, mi gasa Martin. Vai al risultato. E ora andiamo a fare l'ultima partita con la formazione ufficiale titolare. Quelli che partiranno sempre titolari quest'anno. Poi possono succedere dei cambiamenti, raga, in base a come va, ma almeno abbiamo un'idea. Vedete, raga, Martin 1,68 per 60 kg. Mentre Højlund è tutta un'altra cosa, perché 1,91 per 87 kg. Allora, le mie decisioni sono queste. Junior Zé giocherà al posto di Miranda. Per ora, voglio dare fiducia a Junior Zé perché mi ha colpito nelle prime partite, ve lo devo dire, mi ha proprio colpito. E quindi mettiamo Junior Zé. Sulla tre quarti, il titolare sarà Afid, assolutamente. Davanti, voglio provare a dare un po' fiducia a Martin al posto di Højlund. Tra l'altro Højlund però sta crescendo tanto, raga. Højlund sta crescendo tanto. Non lo so, raga. Davanti si alterneranno tanto. E a destra voglio provare a dar fiducia a Reyes al posto di Frank Zach. Ditemi anche voi nei commenti, raga, se invece voi avreste messo qualcun altro. Quindi ditemi i vari ballottaggi. Quindi questi quattro ballottaggi che sono Martin con Højlund, Frank Zach con Reyes, Afid con Abate e Junior Zé con Miranda, chi avreste messo? Voglio proprio che me lo scrivete qua sotto, in base anche a quello che avete visto. Poi per ora partiamo così, poi vediamo. Cosa devo fare? Devo impostare i cambi rapidi. Quindi allora Martin cambio rapido con Højlund, assolutamente. Junior Zé cambio rapido con Miranda e Reyes cambio rapido con Frank Zach. Mi spiace Abate, ma tu non giocherai. Afid giocherà tutto l'anno. Andiamo a fare l'ultima partita di questo episodio. Super episodio, tra l'altro. Mercato più 7 partite e gasa, eh. Siamo contro il Barnsley. Andiamo e poi dopo vediamo la classifica. Ultima partita dell'episodio. Estrema, 3 minuti. Oh, sereno, non piove finalmente. E vabbè, raga, ma il nostro portiere non ne para una. Cioè, veramente scarso Colombo per ora. Per ora il peggior acquisto è il portiere. Tra l'altro la differenza quest'anno rispetto all'anno scorso è che sul 2-0, sia in vantaggio che in svantaggio, potremmo decidere noi, raga, se andare al risultato o no. In base se pensiamo che la partita sia al sicuro o se stiamo perdendo, se pensiamo di poterla recuperare. Vai Afid, vai Afid, vai Afid. Afid, mamma mia che giocatore Afid. Però raga, il computer vola, eh. Afid, Afid, Afid. Non possiamo fare i cross più che altro. Non abbiamo più l'arma dei cross. Questo è un problema. In effetti qua in alcune partite Højlund potrebbe tornare utile, raga. Perché non avendo più l'arma dei cross. Occhio, 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 occhio. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Che sta succedendo? No, no, no. Purti, 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 purti. Ha fatto una parata. Meno male. No, 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 no. La vedo male. La vedo malissimo. Loro sono sesti comunque. Quindi è una squadra più o meno del nostro livello, in teoria. Fine primo tempo, raga. Io proverei Højlund là davanti. Sapete, Martin forse potrebbe funzionare meglio in un attacco a due. Però per ora no. Niente attacco a due. Facciamo i cambi, raga. Fine primo tempo potremmo usarlo spesso per i cambi. Togliamo Reyes e rimettiamo Frank Zach. Anche se Frank Zach corre la metà di Reyes, ma va bene lo stesso. Junior Zero teniamo, raga, sì. Bisogna capire un attimo, Raga, sta partita mi puzza, ve lo dico. Niente, mi sa che non c'è nessun tiro finale. Mi sa che qua chiudiamo l'episodio con una sconfitta. Brutta storia. 2-0, vediamo se Colombo la para. Umiliati così! Ragazzi, qua dobbiamo impegnarci, ve lo dico. Se no, rimaniamo in Serie C. Ragazzi, parliamo di puzza, ve lo dico. Mi servono molti vostri consigli nei commenti, raga, qua. Sia sulla squadra, sia su altre cose. Perché chiudere con un 2-0 non è bello. Tra l'altro ci ha segnato il nostro ex. Ci ha segnato da lì, raga. Vediamo la classifica e poi niente. E poi vi aspetto nei commenti, raga.
Classifica non si è messi malissimo comunque, raga, eh. Cioè, siamo lì, raga. Ne salgono solo due, noi siamo a 15, il secondo posto è a 16, avessimo vinto saremmo andati a 18, quindi sono tutte lì. Sono tutte lì, raga, però sarà dura, questa non sarà dura e forse è anche più bello così. Questa è la formazione per ora titolare, ma vi aspetto tutti nei commenti, raga. Ci vediamo domani con un nuovo episodio della carriera, andiamo avanti in Serie C, arriviamo fino a metà campionato. Ciao!